400 miliardi di euro per le nostre PMI italiane, un vero e proprio bazooka, come dice il nostro Premier Conte. Lo Stato italiano si farà carico di garantire le banche nel momento che erogheranno questi soldi. Questa è la prima cosa da capire. Perché? Perché lo Stato non darà un euro, non darà una lira, per i tanto amanti del vecchio conio. Perché lo Stato garantirà le banche nel momento in cui erogheranno. Quindi questa è la prima cosa da capire, che lo Stato non ci dà un euro, saranno le banche ad erogare. Importi fino a 25.000 euro immediati senza valutazione del merito creditizio con la garanzia del 100% dello Stato, ma comunque saranno erogati dalle banche in maniera molto veloce, molto snella, con una presentazione di un'autocertificazione. Ricordo sempre che autocertificare vuol dire prendersi le proprie responsabilità civili e penali di quello che dichiariamo, un documento di identità, una tessera sanitaria, una visura camerale attestante i dati anagrafici e i dati della nostra azienda e possiamo richiedere in tempi brevissimi i 25.000 euro. Quando dico brevissimi, non prima di un mese, perché ad oggi il decreto non è ancora attuativo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma non è ancora attuativo. Rimborso 24 mesi di preammortamento, dove non paghiamo le rate, ma paghiamo solamente una quota interessi, perché comunque non è a tasso zero. Ci saranno degli interessi che il MEF stima con un cap massimo, ovvero con un tetto massimo dell'1,2%. Saranno un pochino meno, ma sicuramente saranno al massimo l'1,2%. Quindi si pagherà nei 24 mesi gli interessi e poi tra 24 mesi 6 anni di ammortamento, pagamento di rate, quindi un totale di 8 anni. Quindi questo potrebbe essere un buono strumento, okay, per quelle emergenze che si sono verificate più che altro per le micro imprese. 25.000 euro in maniera agile e veloce. Agile e veloce. Diciamo che non proprio come c'è negli altri stati che in 48 ore davano questi soldi, però diciamo rispetto alla normalità italiana agile e veloce. Da 25 a 800 mila euro, ok, la cosa si complica un pochino di più perché comunque ovvio che c'è una garanzia statale perché lo Stato quello darà, il bazooka è riferito alle garanzie, non ai soldi che lo Stato ci darà. Okay, quindi tra i 25 e gli 800 mila euro c'è la possibilità di avere una garanzia del 90% dello Stato, okay, e la parte ulteriore del 10% è erogata da un consorzio di garanzie, anche questo in tempi, si dice, più celeri. Qui ho dei dubbi perché la valutazione, comunque c'è una valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto bancario, non da parte del fondo di garanzia che non farà una valutazione andamentale. Ma comunque viene fatta una valutazione da parte dell'istituto bancario del merito creditizio, ok? Attestante ovviamente l'urgenza e la problematica conclamata dal coronavirus, ok? Quindi comunque i tempi si allungheranno perché ci sarà il merito creditizio della banca. Comunque se dobbiamo prendere anche il 10% in più del consorzio di garanzia del Confidi, ci sarà una valutazione anche del Confidi e la parte dell'economico finanziaria, non la parte andamentale, ovvero di come gestire sempre le tue banche fino ad oggi, ci sarà anche del fondo di garanzia dello Stato. E qui i tempi si allungano. E qui i tempi si allungano. A mio parere, non rientriamo sicuramente nell'erogazione di un mese, ma andiamo molto di più perché sono tre le valutazioni. Quindi, anche da questo punto di vista, diciamo che lo strumento che è stato questo bazooka sta diventando più che un bazooka una pistolina d'acqua, perché fondamentalmente non sono soldi, ma abbiamo detto che daremo delle garanzie in più. Dare delle garanzie non vuol dire erogare facilmente, anche perché la responsabilità dell'erogazione e dell'eventuale recupero dell'inadempienza da parte dell'azienda se non paga le rate è comunque in testa all'istituto bancario. Quindi l'istituto bancario si farà delle domande e la prima domanda che si fa è: ma mi restituirà i soldi che gli sto prestando? Sì, ho la garanzia dello Stato, ma lo Stato quando me li ridarà se Mario Rossi SRL non paga? Quando mi ridarà i soldi? Quindi la banca comunque deve fare i suoi calcoli perché la banca ogni volta che eroga un euro deve mettere a fondo rischi, ok, del rischio percepito presunto, ok,
nell'eventualità che io non paghi, deve mettere a fondo rischi dei soldini. Quindi se io non sono comunque gradito alla banca, perché non ho mai coltivato il mio rapporto, non ho mai costruito una relazione con l'istituto, la banca ci penserà due volte, perché comunque la responsabilità dell'eventuale recupero è sempre dalla banca. Sì, li riprenderà dallo Stato, li riprenderà quando, non si può sapere. L'accesso alla garanzia è gratuita nel caso dei 25.000 euro, ok, ed è garantita, ok, al 100%, è gratuita anche da 25.800.000 euro, ok, e quindi diciamo che questa è la cosa importante da capire, che la garanzia dello Stato non ha un costo. Nella prima parte fino a 25.000 euro bastano l'autocertificazione, documenti come ho detto prima anagrafici del fondo, dall'altra parte non c'è bisogno dell'autocertificazione, ma perché viene fatta proprio una valutazione anche da parte di vista del fondo sull'andamento del profilo economico finanziario, non la parte andamentale. Quindi da 25.800.000 euro ci sono proprio delle istruttorie. Quindi senza andare a vedere i tetti massimi, quali sono le aziende, ok, che devono avere più o meno di 500 dipendenti e quant'altro, io mi rimarrei concentrato sulla possibilità, sull'opportunità di ottenere questi soldi. Quindi per 25.000 euro è facile e immediato, però aziende strutturate con tanti dipendenti, con dipendenti abbastanza abbastanza organizzati, diventa difficile, perché l'urgenza che si verifica oggi non può essere gestita con i tempi che si presumono, perché oggi il decreto è uscito, sì, deve diventare attuativo, sì, deve passare la garanzia da un fondo di garanzia allo Stato per il 10%, il fondo deve fare la sua valutazione, la banca deve fare la sua valutazione, quindi i tempi si dilatano tantissimo. Quindi è un problema, dal mio punto di vista non è una soluzione, questo bazooka non è assolutamente un bazooka, ma come ho detto una pistolina a acqua. Non è questa la soluzione, può essere uno strumento in più, sì, ma la soluzione non è questa, perché il problema economico di liquidità che si verificherà nelle nostre aziende italiane si verifica oggi. Non possiamo aspettare 2, 3, 4 mesi per far sì che tutte le valutazioni siano fatte correttamente. Quindi io non sono contentissimo di questa cosa, ho aspettato prima di fare questo video perché volevo capire bene quello che si stava scrivendo nella Gazzetta Ufficiale, i sentiment anche degli economisti, degli miei colleghi di banca, e il mio pensiero ora è questo: non è sicuramente una manovra a beneficio delle aziende italiane, è uno strumento in più, sì, può essere utile, sì, ma non porta quel beneficio che tanto noi aspettiamo, perché la mancanza di liquidità è oggi. Per i 25.000 euro, diciamo, sì, possono essere usati da PMI, persone fisiche, esercenti di attività, arti o professioni, ma le aziende, quelle con i dipendenti, con 100, 200, 300 dipendenti, come potranno gestire al meglio questa cosa? In che tempi? È un problema. Quindi scaricati l'infografica di questo video. Ho fatto un'infografica in PDF dove riassumo molto meglio le cose che ho detto in maniera schematica. Scaricati anche le guide delle moratorie e delle sospensioni, perché quantomeno puoi tamponare quello che è successo fino ad oggi, ok? Prendere tempo fino al 30 settembre con il decreto Cura Italia, quello che è stato emesso il 16 di marzo. Queste sono le due cose. Ad oggi dobbiamo stringere i denti e farci forza sulle nostre competenze. Perché questo? Perché comunque avrai a che fare con i tuoi istituti creditizi e bancari, comunque dovrai relazionarti con i tuoi documenti. Se non hai chiuso ancora il bilancio è un problema, perché le valutazioni del profilo economico finanziario vengono fatte sul bilancio, il bilancio non l'hai ancora chiuso, ok? Il bilancio deve essere chiuso in tempi brevissimi perché gli istituti lo vogliono, quindi se non hai ancora preparato la tua cultura di negoziazione bancaria, la tua cultura creditizia, in questo momento di stop devi iniziare a lavorare anche su quello, perché quello che si prospetta davanti a noi saranno tempi difficili dove le difficoltà affioreranno. E se non hai mai lavorato sulla tua educazione creditizia, sulla tua cultura finanziaria, non hai uno strumento come il credit book che ti permette di colloquiare in maniera facile e diretta con le banche, è allora che tu inizi a
fare tutto quello che non hai fatto fino ad oggi. Io ti saluto, ci vediamo nel prossimo video. Seguimi su giordanoguerrieri.it, nella mia pagina Facebook Giordano Guerrieri Mediatore Creditizio. Scaricati le guide per le moratorie e le sospensioni, l'infografica del decreto liquidità, che non mi vede per niente favorevole. Inizia a capire cos'è il credit book, giordanoguerrieri.it/creditbook. Acquistalo se lo vuoi acquistare, formati nella maniera più preparata perché ti troverai a gestire situazioni veramente difficili e questo ha bisogno di trovarti preparato. Mi raccomando, un abbraccio e buona fortuna per tutti.